Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do il benvenuto nel canale Yokappa Show! Già in passato abbiamo parlato di Tom e Jerry, un cartone animato molto importante che ha cresciuto generazioni e generazioni di bambini. Creato nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera, basa il proprio successo sull'eterna rivalità fra un gatto e un topo, come nessuno era mai riuscito a fare prima, diventando così il cartone classico per eccellenza e vincendo un sacco di premi Oscar. Figlio ovviamente della propria epoca, contiene temi e scene che sono state ritenute nel tempo controverse. L'opera di conseguenza subì un sacco di censure in tutto il mondo, ma in particolare in America. Negli Stati Uniti un sacco di episodi sono stati bannati dai canali TV o hanno subito tagli o modifiche per un uso spropositato di blackface, battute a sfondo razziale o perché contenevano temi non esattamente adatti ad un pubblico infantile. Vediamo quindi insieme 30 episodi censurati di Tom e Jerry. Ma prima di iniziare, avete controllato di essere iscritti al canale? Perché un sacco di persone che guardano i nostri video non è ancora iscritta e se non l'hai ancora fatto, clicca il tasto iscriviti. Ti ci vuole solo un secondo e a noi aiuta tantissimo. The Lonesome Mouse 1943. La scena incriminata e spesso rimossa da questo episodio è quella in cui vediamo Jerry usare la testa annerita di un fiammifero per modificare il ritratto di Tom presente sulla sua cesta, dove solitamente il gatto dorme. Il topo lo modifica aggiungendo un ciuffo di capelli e dei baffi caratteristici che lo fanno assomigliare ad Adolf Hitler. Dopo questo Jerry ci sputa pure sopra. Una gag piuttosto innocua considerato che un bambino di oggi non sa chi sia Hitler rispetto magari a uno degli anni 40. Yankee Doodle Mouse, 1943. Tom cerca di far saltare un candelotto di esplosivo intrappolando Jerry in una teiera. La bomba però fa cilecca e il topo riesce a fuggire. Insospettito, il gatto controlla allora cosa sia andato storto e inserendo la testa dentro il recipiente, la bomba esplode in quell'esatto momento, creando una blackface. Quando l'episodio venne trasmesso originariamente su Cartoon Network, il segmento in cui il bollitore esplode venne tagliato per rimuovere le parti in cui Tom appare con la faccia annerita. Però da quello che si sa, dal 2002 questa parte è stata ripristinata. Casanova Cat, 1951. Tom sta cercando di conquistare un'avvenente gattina bianca, tema ricorrente in diversi episodi. Per impressionarla, fuma il sigaro e sputa il fumo annerendo la faccia di Jerry, generando la solita blackface. La cosa però non finisce qui, riscalda il piatto dove aveva appoggiato il topo rendendolo rovente, e costringendo questo a ballare come una marionetta rendendo questa scena una presa in giro a sfondo razziale. L'episodio per questi motivi è stato completamente censurato. Puss in Boots, del 1942. Anche questa volta Tom sta inseguendo Jerry mentre cerca di conquistare una gattina. Ad un certo punto, durante le solite lotte, il topo intrappola il gatto in un giradischi creando questa gag che lo fa assomigliare a uno stereotipo di un vecchio cinese. Subito dopo, Jerry esegue una danza orientale a ritmo di musica. Oltre che per questa battuta, l'episodio è stato bannato poiché, come in tanti altri, viene censurata la storica padrona di Tom, ovvero Mammy Due Scarpe. Chiamata così perché solitamente le si vedono solo le gambe e i piedi, tranne che nell'unico episodio della serie in cui viene mostrato anche il suo volto, cioè Saturday Evening Puss, del 1950. In questo episodio la corpulenta padrona di Tom è stata totalmente censurata in alcuni stati in quanto considerata uno stereotipo razziale offensivo nei confronti degli afroamericani, visto che ricalca la figura della Mammy, cioè una casalinga nera in sovrappeso col fazzoletto in testa sempre allegra. Ad ogni modo, in questo episodio la censura già negli anni 60 negli Stati Uniti ci andò giù pesante, rimpiazzando le scene in cui appariva la padrona di Tom in alcune versioni del corto. Vennero addirittura ridisegnate le sequenze in cui Mammy venne sostituita da una giovane ragazza bianca che va a ballare col fidanzato. Nonostante ciò, il doppiaggio originale della padrona di Tom venne mantenuto, rendendo l'effetto finale davvero bizzarro. Oltre questo, se notiamo nella scena finale, dove Tom festeggia con gli altri gatti, prima veniva lanciato fuori dalla finestra insieme agli altri tre. Poi nella scena ridisegnata, non solo è da solo, ma quando viene scagliato fuori dalla finestra insieme agli altri gatti sono presenti con lui alla fine quando sbatte contro il muro, anche se prima non c'erano. Oltre tutti gli altri episodi in cui verrà censurata, in Push Button Kitty del 1952 verrà sostituita in maniera definitiva da una nuova coppia bianca di nome George e Joan. Parlando di Dog Trouble del 1942, in alcune versioni degli anni 60 trasmesse sulla CBS, Mammy Due Scarpe viene ricolorata come se fosse bianca e ridoppiata da Judy Foray, cioè letteralmente whitewashing. Mentre nelle versioni trasmesse dalle reti di proprietà della Turner, cioè Cartoon Network e Boomerang, venne mantenuta la versione originale grafica, ma i dialoghi vennero ridoppiati per correggere la voce stereotipata di Mammy Due Scarpe. Friday Cat, 1942. In questo episodio le scene con la padrona di Tom vengono totalmente rimosse. Puss Get the Boot del 1940.
Mammy riceve il solito ridoppiaggio poiché è troppo stereotipata, e oltre questo viene modificata anche graficamente la scena in cui scrive correttamente la parola out. Nella scena originale pronunciava male la parola out, scandendola come OWT o OUWT. In The Mouse Comes to Dinner del 1945 la scena iniziale è stata tagliata, oltre che per la presenza della padrona di Tom, anche per il fatto che Jerry è vestito come un nativo americano. In Mouse in Manhattan, sempre del 45, Jerry parte per un viaggio nella grande metropoli e durante una scena viene immerso per la testa nel lucido da scarpe e usato come pennello per pulire le suddette, e fin qui tutto a posto. Ovviamente il risultato è l'ennesima blackface che ha fatto sì che l'episodio non venisse più trasmesso. Flirty Birdie, sempre dello stesso anno, è un episodio in cui Tom, come sempre, si sta per mangiare Jerry, quando un uccello, questa volta suo avversario, glielo ruba per farsi uno spuntino. Il gatto allora, in questa divertentissima puntata che ho amato fin da bambino, fa uno dei suoi primi cross-dressing mascherandosi da femmina per sedurre il volatile. Ad inizio puntata viene scagliato dall'avversario contro dei panni stesi. I vestiti gli si avvinghiano addosso facendogli assumere l'aspetto di un capo indiano. Questa scena, a causa della gag, è stata rimossa dall'episodio. Stessa sorte tocca anche a Two Little Indians del 1953. L'intera scena finale in cui Jerry, i topini grigi e Tom fumano il calumet della pace è stata tagliata dalla versione UK di Boomerang. Questa censura è dovuta a un divieto del 2006 imposto dal Regno Unito di mostrare scene di fumo nei propri programmi TV. Negli Stati Uniti invece ne è stata vietata la distribuzione a causa degli stereotipi sui nativi americani. E nonostante ne sia stata vietata la pubblicazione, il corto è andato in onda lo stesso occasionalmente su Boomerang. The Milky Way, 1946. In questo episodio Jerry si ritrova a prendersi cura di Nibbles, un topino grigio orfano abbandonato di fronte alla sua porta. Il biglietto che lo accompagna chiede di prendersi cura di lui facendogli bere tanto latte, che ovviamente verrà rubato a Tom. La scena che è stata cancellata da questo episodio è quella in cui due topini si nascondono nell'armadio e si travestono da due persone di colore. Jerry in particolar modo si traveste da Mammy ed è doppiato da Lillian Randolph, che ha anche doppiato Mammy due scarpe nei cortometraggi. La sequenza è stata rimossa nella maggior parte delle versioni televisive, onde evitare polemiche. Tra Peppy del 1946 è uno dei rari episodi in cui Tom e Butch sono alleati, poiché il primo chiama il secondo, che qui è una specie di disinfestatore di topi, per liberarsi di Jerry. Durante le varie lotte c'è una scena che è stata censurata in cui Butch, nel tentativo di far fuori il topo con un'ascia, taglia la coda di Tom. La sequenza non è esplicita e non si vede nulla, però probabilmente fu rimossa per la sua crudezza. A Mouse in the House del 1947. In una scena che in seguito sarà cancellata, Tom e di nuovo Butch, che anche qui collaborano per catturare Jerry, lo intrappolano in un forno, ma questi riesce a scappare e a dare fuoco al gas dentro l'elettrodomestico. Mentre i gatti ci infilano la testa dentro, il forno esplode rendendo i due simili ai soliti stereotipi neri. Stessa cosa accade anche in The Truth Hurts del 1948, dove non c'è una doppia ma ben tripla blackface, quando Spike, Tom e Jerry vengono sporcati da una macchina che li schizza. Ma basta! Ma quante volte la devono usare questa battuta? Kitty Foiled, 1948. La scena in cui Jerry e il canarino Cucù si travestono da nativi americani per ingannare Tom viene tagliata. In Old Rocking Chair Tom del 1948 il gatto si finge vecchio. Beh, la sua pettinatura e la sua barba, insieme alla frase pronunciata da Mammy due scarpe "prenditi cura del povero vecchio zio Tom", facevano riferimento al controverso romanzo La capanna dello zio Tom. La battuta venne in seguito modificata rimuovendo la parola zio quando fu ridoppiata da Thea Vidale. Mouse Cleaning, 1948. A fine episodio, in cui Tom esce dal carbone con la faccia dipinta di nero, dicendo a Mammy due scarpe che non ha visto nessun gatto qui intorno, è stata tagliata dalla maggior parte delle versioni televisive americane per l'ovvia blackface. Esiste però una versione ridisegnata di questo corto, degli anni 60, in cui le scene dove Tom emerge dal carbone e cerca di sgaiattolare via sono rifatte in modo tale che il gatto non sembri truccato e non dica nulla. The Little Orphan, 1949. In questo episodio è stata modificata la parte finale, dove viene dato fuoco a Tom che assume l'aspetto stereotipato di una persona afro con tanto di treccine nei capelli. Inoltre è stata rimossa la scena in cui la bottiglia colpisce Tom. Su Boomerang tale episodio viene trasmesso raramente anche a causa della scopa che il gatto indossa per assumere l'aspetto di un capo indiano. La scena in cui la candela accesa da Nibbles atterra sulla coda di Tom è stata rianimata. In origine la candela dava fuoco a Tom, che rimaneva annerito. In seguito il sospetto stereotipato è stato ripulito facendo sì che il gatto conservasse il suo copricapo indiano, che non era presente nella versione originale. In un altro montaggio ancora, la candela atterra sulla coda di Tom, ma non succede nulla.
Viene rimossa la scena della candela e le bottiglie di champagne sospese in aria colpiscono Tom alla nuca, facendolo volare nella credenza dei piatti. Safety Second del 1950. La puntata si conclude bruscamente dopo che Jerry soffia in una trombetta in cui Nibbles aveva nascosto un petardo. Dopo l'esplosione, Jerry rimane con la faccia dipinta di nero in un'ennesima blackface. Part-Time Pal 1947. L'episodio ha subito alcuni tagli da parte di Boomerang. La prima è una frase della padrona di Tom che in origine diceva «Beh, schiaffesemi se questo non è un disastro», che diventò «Beh, che io sia dannata, questo è proprio un disastro». L'altro taglio viene fatto alle varie scene dell'episodio in cui Tom è ubriaco e diventa l'amico part-time di Jerry. Un vero peccato perché le scene dei suoi discorsi sconclusionati sono davvero divertenti. In The Framed Cat del 1950, Mammy viene rimpiazzata da una cameriera bianca in alcune versioni o semplicemente ridoppiata in altre. The Two Mouse Kitters 1952. La fine dell'episodio lascia intendere che il re abbia fatto tagliare la testa a Tom. La scena dell'esecuzione con ghigliottina, nonostante avvenga fuori campo, è stata tagliata per la sua estrema drammaticità. E sì, confesso che ho ancora un po' di traumi per questo. Little Runaway, 1952. La foca lancia Tom contro una fontana il cui piatto si ribalta cadendogli in testa, facendolo assomigliare ad un cinese. Jerry's Diary, del 49, contiene la stessa clip utilizzata in The Yankee Doodle Mouse. Questa volta però la scena, per essere censurata, viene semplicemente accorciata per non mostrare la parte in cui Tom ha la faccia annerita. Life with Tom, 1953. Diretto sequel di Jerry's Diary, con una trama estremamente simile, contiene al proprio interno dei segmenti delle puntate Catfishing, Kitty Foiled e The Little Orphan, poiché il corto sarebbe stato realizzato prima dell'incendio del cavò della MGM del 1965, nel quale andarono distrutti tutti gli originali dei cortometraggi di Tom e Jerry di inizio anni 40. La scena censurata è la stessa blackface di The Little Orphan, ma con una differenza. La coda di Tom, che si brucia, viene comunque mostrata, ma poi la scena taglia direttamente al momento in cui Nibbles lancia la bottiglia di champagne non mostrando la blackface. His Mouse Friday, 1951. A causa dei vari stereotipi sui neri contenuti in questo episodio, la MGM e chi ne detiene i diritti ne ha totalmente vietato la distribuzione. Tom naufraga su un'isola deserta stremato dalla fame. Cerca di mangiarsi Jerry, ma il topo, tingendosi di nero, si finge uno dei cannibali dell'isola per spaventarlo e salvarsi. Di questo episodio esistono ben due versioni modificate che sono state pubblicate prima che ne venisse vietata la distribuzione. Nella versione MGM Home Video vengono rimossi tutti i dialoghi stereotipati dei selvaggi neri dell'isola, non facendogli dire niente. Nella versione della Warner Bros., sempre destinata all'home video, i cannibali parlano, ma viene modificata la parte in cui Jerry incontra un piccolo selvaggio e la scena però viene tagliata per nasconderne l'aspetto, anche se il personaggio in questa versione era comunque visibile all'inizio nello scontro tra Tom e Jerry. La versione integrale e rimasterizzata di questo episodio si può comunque trovare nella raccolta Golden Collection. Heavenly Puss 1949, puntata piuttosto impressionante e dark. Tom, in questo episodio, si trova in un suo sogno a doversi redimere dei peccati commessi in vita nei confronti di Jerry, pena la dannazione eterna all'inferno. Per il tema trattato, l'episodio è stato completamente vietato in Brasile e in Medio Oriente. Se volete saperne di più, ne abbiamo parlato nel nostro video 3 episodi oscuri di Tom e Jerry che vi consigliamo di recuperare. Blue Cat Blues 1956 è l'episodio più oscuro e censurato dell'intera storia della serie. Questo a causa dei riferimenti all'alcolismo, al fatto che il finale lasci intendere che i due protagonisti si siano tolti la vita aspettando un treno in corsa sui binari e morendo in maniera definitiva. L'episodio perciò è stato bannato in tutto il mondo. Tuttavia, alcune emittenti televisive lo hanno a volte comunque trasmesso, soprattutto durante gli anni 90. E siamo giunti alla fine di questo video anche se con qualche trauma. Diteci qui sotto cosa ne pensate, se queste censure sono giuste, sono eccessive, pensateci un attimo, diteci la vostra. Mentre ci pensate, non dimenticatevi di iscrivervi qui sotto al canale per non perdervi un sacco di contenuti a tema animazione. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.